Allora, siamo sempre sulla macchina server su cui abbiamo praticamente montato il modem cambiandone praticamente la sottorete e quindi aver collegato la macchina alla sottorete stessa con indirizzo, diciamo, IP 192.168.2 come sottorete. È assegnato al server punto 2 finale come IP statico e al router punto 1 come IP statico finale della sottorete sempre 192.168.2 appunto modificata. Andiamo semplicemente a creare da start in risorse di rete e quindi visualizza connessioni, una nuova connessione. La procedura guidata la inizializziamo stando attenti a flaggare installazione di una connessione avanzata. Avanti, accetta connessione in ingresso. Quindi consentiamo connessioni private virtuali. Questo, diciamo, in realtà dovrebbe comparire in questa maniera. Avanti, avanti, fine. Comparirà tra le connessioni di rete una nuova connessione chiamata connessione in ingresso. Quindi da proprietà andremo in rete, TCP Internet, diremo praticamente specifica indirizzi TCP IP per le macchine che si collegheranno in VPN alla nostra sottorete. Quindi come sottorete li metteremo la sottorete del nostro router, quindi del router della rete domestica che dovrà essere raggiunta. E come range mettiamo, diciamo, un range predefinito di indirizzi IP accettabili. Pertanto, da 150 a 250 abbiamo circa 100 computer che possono collegarsi automaticamente alla nostra rete. Flaghiamo anche la voce consenti a computer chiamati di specificare il proprio indirizzo IP. Potremo comunque diciamo subire dal server della rete a domicilio 101 utenti in modalità VPN. Quindi, se invece diciamo impostiamo come range 150-200, potremo soltanto subire 51 utenti che contemporaneamente si collegano al nostro server della rete domestica e quindi inserita nel gruppo di lavoro. Supponiamo di avere questa interfaccia. Ok. In utenti creiamo un nuovo utente con nome utente Graziano, nome completo Graziano, password Graziano, conferma password Graziano. Ok, l'utente automaticamente sarà abilitato a potersi connettere alla nostra rete domestica con modalità VPN. Ok. Passiamo dunque alla creazione della connessione VPN da remoto, considerando che da remoto avremo un modem con diversa sottorete rispetto alla sottorete del server, quindi diverso, il modem avrà in remoto un indirizzo IP statico diverso da 192.168.2.1. È diverso anche nella sottorete, quindi la sottorete che è identificata dalle prime tre cifre, quindi 192.168.2 nel server, dovrà essere differente nel computer da remoto che appunto attualmente si ritrova in una sottorete 192.168.1 e come diciamo indirizzo IP 192.168.1.1, per cui le due sottoreti e quindi indirizzi IP dei router non entrano in conflitto perché hanno due sottoreti differenti.
L'ultima cosa da fare sul server è comunque disabilitare il firewall, quindi da questa, diciamo, posizione andremo al firewall, disattiviamo il firewall, ok, e chiudiamo. Passiamo quindi alla configurazione della rete e della connessione di rete da remoto. Ci risentiamo più tardi.